La vita trasformativa del giardino. Io ho appena raccolto le bietole, guardate che belle, tutte le mie bietole selvatiche. Io adoro le bietole e infatti il giardino mi onora davanti alla mia corte. Questa è la mia corte della meditazione. E qui c'è un mago della terra che ha fatto legna per mettere nella corte, per mettere nella corte la legna sempre pronta. Questa è la mia aloe, meravigliosa pianta sacra, ne ho molte, però il succo bevo quello della Forever, il mio, della mia azienda, perché è molto più buono. Loro lo fanno poi microfiltrata, è la nuova aloe che veramente sembra che ti va neanche in vena, nelle cellule, microcellulare, quindi meglio di così non si può. Ed ecco qua, siamo nel borgo del giardino, questa è la vita trasformativa del giardino. Qui c'è l'acqua per gli animali, è stato fatto un restauro conservativo con il più possibile rispetto per la terra, per le abitudini del luogo, e bisogna anche dedicarsi a questa terra ogni tanto, perché la terra ha bisogno, le piante anche. Noi siamo quasi autosufficienti e cibiamo prevalentemente di quello che il giardino offre. È un esperimento scientifico che stiamo facendo da 18 anni circa, Gregory? E un'esperienza importantissima. Oggi è il giorno della stella, l'arte, la bellezza, l'eleganza, è l'ultima onda incantata della matrice universale Zolkin, importantissima. Noi siamo in questa esperienza da 18 anni, in questo posto incantevole, però facciamo fronte anche a tutte le nostre responsabilità del mondo là fuori. E quindi lavoriamo in molteplici direzioni, sempre però legate all'arte, comunque, e sempre con sistemi che sono compatibili con il progetto cosmico, altrimenti non potremmo assolutamente, perché noi siamo totalmente devoti al progetto universale, e cioè che il paradiso deve essere calato su questo piano, cioè in terra, dove tutti gli esseri stiano bene e felici, dove tutte le nostre relazioni siano in pace, dove ognuno ha quello che si merita in base all'arte che riesce a realizzare, e quindi è un'evoluzione continua nell'arte, è bellissimo. E ognuno di noi si esprime in base ai propri talenti. Abbiamo tanti gattini, ognuno si esprime in base ai propri talenti. Ecco, queste sono i miei avocadi, io adoro la pianta dell'avocado, mi piace tantissimo il frutto, quando posso ne mangio tanto e qui sono tutte le mie piante. Ogni seme di avocado diventa un albero per me, quindi a breve le metteremo al riparo perché soffrono molto il freddo d'inverno, è un'impresa ardua farle crescere e insomma prima che vadano in terra ci vuole un bel po'. Ecco, questo è il giardino di pace. Potete venire quando volete a trovarci, a essere parte di questo progetto meraviglioso di pace, arte, cultura, scienza e spiritualità. Perché non ci dobbiamo mai dimenticare che noi siamo esseri divini sulla terra. Ecco, questi sono i miei cagnoni bellissimi. Bellissimi questi cucciolini scodinzoloni, questi cucciolini, questi scodinzoloni belli belli. E sì. Io in mano ho le mie bietole appena raccolte. Adesso vado a fare le uova che mi ha regalato il contadino perché noi mangiamo prevalentemente vegano, anche se a volte sgarriamo, non è che ci piace il pesce. Quindi siamo sempre in una sorta di detox prolungato, però integrando a volte le uova, solo quelle che ci regalano gli amici, siamo sicuri che sono biologiche, gli animali che vivono a terra senza concimi chimici o cose insomma che non sono salutari. Ecco. Mi fa piacere che ci state seguendo. Vedo che ci sono delle persone a seguirci nella diretta, molto bello, e questo è un ottimo sistema per far capire cosa significa l'inversione della terra, la conversione della terra, cioè ognuno di noi
può diventare un devoto di un progetto cosmico e quindi sostenere i giardini. Ce ne sono sette in tutto il mondo e questo è il secondo, il primo in Italia, il primo in Europa ed è un bellissimo progetto, veramente meraviglioso. Vuoi dirci qualcosa, Greg, del progetto del giardino? Qua tutte le persone che sono arrivate hanno lasciato una parte della loro arte. Questa è una pianta meravigliosa perché è un incenso. Ha un profumo, infatti, di incenso stupendo. Ecco, il giardino si basa sulla cura e la guarigione. E da 20 anni stiamo sperimentando tecniche molto avanzate di purificazione profonda del corpo, perché se vogliamo far calare lo spirito dentro di noi e vivere l'entità spirituale che siamo, è molto importante che il corpo sia sempre più possibile purificato. E ci sono tantissime purificazioni dall'epoca del Cristo, ovviamente, anche prima, in civiltà precedenti, e quindi le stiamo studiando da tanti anni. Stiamo facendo un'integrazione di tutte le conoscenze rispetto alle purificazioni profonde degli organi. E eccolo qua, la mia pantera. E nell'epoca moderna ce ne sono state di innovazioni enormi che hanno dato un eccellente contributo ad una prevenzione primaria e a una salute ottimale. Devo dire io che sperimento continuamente questi approcci, mi sento molto soddisfatta, felice di aver incluso nella mia vita Forever questa grandissima azienda che ha i prodotti migliori del mondo, fino ad ora almeno è così, e sono in una sperimentazione stupenda perché me l'aveva detto la mia manager, Forever ti dà tutto quello che desideri, cioè la realizzazione dei tuoi sogni. E infatti Forever mi sta dando la realizzazione dei miei sogni, cioè la possibilità di essere serena nel mio giardino e di godermelo finalmente. E serena perché? Perché sto bene in forma fisicamente, ho tempo libero e sto anche guadagnando. Sto guadagnando sempre bene, meglio, sempre più. E al di là del fatto se il denaro ha un valore o meno e quanto noi diamo valore al denaro, però viviamo in un mondo dove ancora di denaro ce n'è molto bisogno. E allora dopo 20 anni di vita per lo più nei giardini di tutto il mondo, fino in Sud America, abbiamo deciso che questa integrazione è doverosa e quindi ci stiamo divertendo tantissimo a lavorare su più fronti. Questo è un antico luogo, va pulito.